Questo dovrebbe andare così. Questo viene anche un po' più largo davanti e si stringe dietro. Va qua e vedi che qui c'è. Qui c'è. Qui. Qualcosa che sale su e se ne va così. Questo. Quindi gira in questo modo, questo gli gira dietro. Ah, qui ci sono i punti dove attaccano i remi, giusto? Sì, dove si collegano i remi, fa così e poi viene su. Poi qui fa così e fa ancora. E qui finisce qua. Qua è così. Ah, io quando disegno dico, è così, eccola, è così, eccola, scusate, ma adesso me lo giro così, perché non stando in piedi non ho totale libertà di movimento. Ecco qua. E la parte di sopra l'ho fatta. In effetti anche da questa parte avrei dovuto, qui, sì, circa, mettere... Qui va su l'attacco della... Poi faccio un angoletto che fa così, qui viene giù e di nuovo qui. Così vediamo se viene pulita sta barca, no? Qui c'è il bordo, qui non si vede più e qui c'è. Va così e qua giù si stringe. Qui c'è questo qui, questo spigolo. Questi me li posso pure disegnare così. Questo me lo disegno. Ah, lì questa tavola va sopra. Vedi? E quindi questa è così, va sopra. E questa invece sta sotto. Quindi anche questa immagino stia sopra. E quest'altra tavola stia sotto. Adesso finiamo. Questi me li segno. Questo lo segno così. Ah, questi qui dunque, questo sta avanti, viene avanti. Rientra, fa così e questa fa così e questo pure gli va avanti, si appoggiano quindi e poi vanno così. Ok, gira così e rientra. Rientra in questo modo. Ecco. Poi la chiglia va giù dritta. Ok, poi qui invece fa così, qui c'è il bordo, va bene, ah, qui c'è un'ombra, arriva qui, perché questo dovrei vedere la barca com'è, perché diciamo che dal disegno non è che si capisce tanto. Qui fa così, qui rientra, ah, qui c'ha, è uno sguincio e rientra un po' di più, eh?
E qui curva di più, eccola com'è. Continuiamo domani.